quello che non ho è una camicia bianca. Grazie. Non è semplice parlare dopo una prestazione del genere. Ringrazio Ilaria di avermi invitato e vi pregherei di pensare che dietro questo microfono ci fossero le 30.000 persone che venerdì hanno manifestato a Terni, una città di 100.000 abitanti, con una manifestazione di 30.000 persone, perché a Terni sta succedendo tutto quello che non dovrebbe succedere in un paese come il nostro. È una storia che, come prima Ilaria ricordava, sono 20 anni, diciamo, che in Italia ci sono alcune brutte cose, a Terni forse sono anche 30, diciamo, da quando è stata privatizzata, diciamo, una parte fondamentale dell'industria siderurgica italiana. A Terni si produce acciaio speciale da forno elettrico e si produce, diciamo così, il meno inquinante possibile, tanto che ci sono gli impianti di aspirazione più all'avanguardia. Nel 2011 la multinazionale proprietaria del nostro sito, la ThyssenKrupp, cioè Speciali Terni, dopo aver effettuato degli investimenti sbagliati, all'incirca ha perso 10 miliardi per investimenti che ha fatto tutti, diciamo, oltreoceano, Brasile, Messico e Stati Uniti, decide di non produrre più acciaio. Quindi crea uno spin-off in cui mette anche il nostro sito e altri siti tedeschi, lo mette sul mercato. Chiaramente produrre acciaio speciale oggi per un paese industriale è l'unico modo per produrre acciaio, perché è acciaio ad alto valore aggiunto, quindi ha più margine da un punto di vista proprio economico, e riceve un'offerta di acquisto da una società finlandese, 60% capitale privato, 40% capitale pubblico, l'Outokumpu, in cui nella presentazione del piano industriale prevedeva Tornio in Finlandia per, diciamo, Terni, i due punti fondamentali di produzione d'acciaio per l'Europa e per diciamo tutto il mercato mondiale. Chiaramente Tornio per quanto riguarda la parte del nord Europa, Terni per quanto riguarda la parte dell'est Europa e del sud Europa, con chiaramente, diciamo, da un punto di vista anche di produzione e di vendita per l'acciaio del nord Africa. Qui nasce, diciamo così, un po' questo l'equivoco che poi ci ha portato ad essere un sito in prospettiva di chiusura. La Commissione Europea dell'Antitrust, con a capo Almunia, prendendo, diciamo così, delle direttive europee che non hanno più ragione di esistere, dice che la produzione di acciaio inossidabile dei due siti, Tornio e Terni, hanno una posizione dominante e quindi non può essere accettata, diciamo, questa fusione fra Outokumpu e ThyssenKrupp, solo se, diciamo, è possibile fare questa vendita solo se l'Outokumpu vende AST, con un aggravante in più, perché nella direttiva, nella, diciamo così, circolare che aveva emesso Almunia, in Europa ci sono le condizioni per avere 4 player, chiaramente venendo chiuso Terni ne rimanevano 3, quindi mettendo anche in difficoltà la stessa società finlandese per la vendita. Chiaramente, se tu dici devi vendere e può comprare soltanto uno, è chiaro che il prezzo lo fa chi va a comprare e non chi vuole vendere. Siamo nel tutto inizia nel 2011. Nel 2012 la società finlandese prova, diciamo, questa vendita, in cui ottiene soltanto un'offerta da Acelor, con un consorzio in cui vede i protagonisti Arvedi e Marcegaglia. L'Outokumpu ritiene non accettabile l'offerta della vendita. Questo chiaramente sta portando in difficoltà sia la stessa società finlandese sia i stessi tedeschi, e quindi con uno strano raggiro, con una partita di giro, con un gioco finanziario, la società finlandese
rivende il sito di Terni ai tedeschi, quelli che avevano dichiarato di uscire dalla produzione di acciaio. Il 17 luglio del 2014, chiaramente con Almunia che dice che l'unica possibilità era quella del riacquisto della ThyssenKrupp. 17 luglio viene presentato un piano, non è un piano industriale, è un piano di chiusura, in cui c'è scritto che inizialmente c'è l'esubero di 537 persone diretti, che significa l'esubero di 1000 persone subito, la chiusura di un forno fusorio, perché a Terni sono due forni fusori, ma che in realtà nasconde un piccolo particolare, che con quei numeri lì il sito non ha ragione di esistere. Perché quando hai un sito produttivo che raggiunge così detto diciamo punto di redditività a 1.200.000 tonnellate, se tu ne produci 800.000 non sei più produttivo e redditivo. Questa è una situazione in cui dal 2011, senza fare diciamo così i nomi, ad oggi ha investito tutti i governi italiani. Chiaramente oggi ci ritroviamo in una situazione che dopo un mese di trattativa fra il governo e la multinazionale, il governo ha deciso di prendere questa posizione, di non prendere posizione. Diciamo che, anche da parole del Presidente del Consiglio, diciamo che il governo non può prendere posizione, può giocare la partita dell'arbitro. E qui mi riallaccio all'intervista di Squinzi di giovedì, non un noto sindacalista che oggi stava in piazza. Per un paese, se ha l'ambizione di continuare ad essere un paese in cui, detta anche le regole, in cui si produce ricchezza, non si può abbandonare la produzione di acciaio. Con un aggravante in più, che a Terni si produce acciaio ad alto valore aggiunto, ripeto. Siamo nella situazione in cui il governo... dopo diciamo così, la manifestazione di 30.000, con le parole dello stesso Presidente del Consiglio, ha convocato la Presidente della Regione, in cui ha detto che forse la proprietà diciamo, sta tenendo un atteggiamento poco corretto. Che cosa dovrebbe fare il Governo? O almeno noi abbiamo provato a dirlo, è una comunità che glielo dice. Allora, se si ha l'ambizione, ripeto, di continuare ad essere un paese che produce acciaio, il governo non può giocare d'arbitro, ma deve essere protagonista. Il sito di Terni non può avere futuro con una proprietà che decide di uscire dall'acciaio, perché se tu decidi di uscire dall'acciaio, significa che tutto il sistema che girava intorno alla produzione, quindi alla commercializzazione dell'acciaio, non c'è più. Quindi tu significa che chiudendo la parte fusoria, continui a produrre acciaio nei siti tedeschi, che oggi sono di proprietà finlandese, e il semi lavorato lo porteranno in Italia. E l'Italia diventerà un centro di cosiddetto centro di finitura, cioè a completamento della produzione in Finlandia e in Germania porteranno l'acciaio a lavorare in Italia. E un governo dovrebbe fare una politica industriale, da qui nasce la parola industria, perché tutti i governi fanno le politiche industriali, dai governi americani. Un ultimo sul libro della Mazzuccato, in cui ci sono una serie di scelte politiche che fa il governo americano, credo statunitense, per incentivare la produzione e per aiutare la produzione. E quindi sarebbe facilmente risolvibile. Uno, perché non è un sito che ha bisogno di investimenti. Perché è un sito che, questo ne va dato atto, negli ultimi 20 anni comunque sono state fatte degli investimenti, sia dal punto di vista tecnologico della produzione, sia dal punto di vista ambientale. Due, perché già nel 2004 in Italia è stata fatta una scelta di non produrre più magnetico e che ha portato alla chiusura di tutte le aziende che lavoravano nel magnetico, perché la chiusura di Terni significherebbe non avere più un sito che produce acciaio inossidabile in Italia. E quindi tutte le aziende che lavorano l'acciaio inossidabile sarebbero costrette a comprare all'estero l'acciaio inossidabile, con tutte le conseguenze del caso, dal prezzo a tutta una serie di cose.
Il governo potrebbe tranquillamente, diciamo così, indurre la multinazionale tedesca instaurando un rapporto fra un governo e una multinazionale, perché per me è inaudito che un governo non può instaurare un rapporto, imporre delle scelte politiche, avendo anche gli strumenti per farlo. Perché se un governo decide che l'acciaio inossidabile è strategico, io governo faccio delle scelte. Altrimenti rischiamo di diventare un pochino così, quelle cose che si dicono e poi non si fanno. Allora, credo che, concludo dicendo, in ballo non c'è i 537 esuberi, di cui lo dice uno che è un probabile esubero. In ballo c'è la ricchezza del paese, il futuro della produzione del paese, l'industria che noi crediamo che ancora deve essere un pezzo fondamentale dell'economia italiana. In una semplice parola, in ballo c'è il futuro del paese Italia. E noi pacatamente, come una manifestazione di 30.000 che con un corteo silenzioso ci è portata fino al palco, chiediamo al governo di fare il governo. Quello che non ho è una camicia bianca.